in filosofia, in realtà sono laureata in triennale all'Università Ca' Foscari di Venezia in filosofia e scienze umane e mi sono trasferita nel 2014 a Parigi per continuare all'Université Paris Descartes Paris-Sank di Parigi, un indirizzo in scienze della società, società contemporanea, questioni di etica, politica e questioni sociali. Io credo che nell'ambito della ricerca universitaria accademica non ci dovrebbe essere una netta distinzione tra il modo in cui un uomo apporta la ricerca e un uomo in cui la donna esibisce concretamente la sua propria femminilità. Malgrado ciò, ritengo che francamente c'è dalla parte della donna anche nell'ambito della ricerca una maggiore sensibilità soprattutto nell'approccio testuale, quindi nel momento in cui andiamo a fare delle ricerche, a comparare dei testi, ad analizzare in profondità l'argomento che noi vorremmo trattare, che poi si tratta di un progetto di lavoro di dottorato, c'è maggiore attenzione ai particolari e ai dettagli, quei dettagli che magari possono fare un po' la differenza nel lavoro di ricerca all'interno del testo e che ti potrebbero permettere poi, non dico di fare carriera in seguito, ma di gettare la prima pietra affinché poi si possa costruire qualcosa di concreto e più stabile, insomma. Sì, credo che l'approccio sensibile sia qualcosa che differenzia un po' l'uomo rispetto alla donna, anche se sono per la parità.